Parliamo dei venditori. Oggi parliamo dei venditori perché qualche giorno fa ho intercettato questo tweet, questo messaggio su Twitter di un utente che si lamentava del trattamento ricevuto da parte del commerciale. Probabilmente un utente business, perché scrive questo: il problema dei gestori telefonici sono gli agenti. Secco. Quando devi firmare un contratto ti chiamano 10 volte al giorno. Quando hai firmato, magicamente la fattura è il doppio di quella che ti aspettavi e loro spariscono nel nulla. Si chiama disservizio. Ora, le generalizzazioni non vanno mai bene. Certamente non è un disservizio inteso come un problema tecnico. Io direi che si chiama superficialità, cialtroneria, non lo so. Però non è certo un disservizio e non è certo un problema imputabile alla compagnia telefonica, o forse imputabile solamente in parte. Allora, io conosco molti commerciali, persone di grande professionalità, competenti, persone soprattutto che si assumono la responsabilità di quello che vendono. Perché oggi non siamo più negli anni 80 o come negli anni 90 che terminata la vendita, poi la gestione del cliente passava direttamente all'azienda mandante. Oggi un commerciale, un agente di commercio, venditore, chiamatelo come volete, deve assumersi la responsabilità di quello che vende. E i colleghi che conosco io, come me, operano tutti i giorni, 7 giorni su 7, a volte anche il sabato e la domenica, per gestire costantemente il portafoglio clienti che hanno costruito nel tempo. E quindi questa generalizzazione che fa questo utente su Twitter è ingenerosa nei confronti di una categoria, però certamente ci sono dei problemi. Ci sono anche commerciali superficiali, impreparati, frettolosi, commerciali che preferiscono delle scorciatoie a una relazione duratura con il cliente. Però definirli commerciali, noi in gergo li chiamiamo brutalmente un po' scappati di casa, persone che fanno come delle meteore, entrano in questo settore, ci bazzicano dentro qualche mese, fanno dei danni, perché poi sono anche danni reputazionali verso una categoria, e fanno questi disastri appunto di vendere contratti, poi si rendono irreperibili, non rispondono più al cliente. Alcuni di loro addirittura danno addirittura dei bigliettini senza numero di telefono o con un numero di telefono che poi risulta disattivato, o cambiano spesso frequentemente compagnia telefonica anche loro e cambiano numero di telefono, si rendono irreperibili. Allora come si fa ad evitare personaggi di questo tipo? Come fa un imprenditore, un commerciante, un artigiano a riconoscere se di fronte a sé ha una persona preparata, ma magari anche con qualche lacuna, però una persona degna di fiducia, una persona corretta che vuol vendere in maniera pulita, onesta? E uno dei sistemi è semplicemente chiedere delle referenze, cioè chiedere quali sono i clienti di questo agente, di questo commerciale, e provare a contattarli e sentire se si sono trovati bene con questa persona. Quindi prima di dare fiducia a chiunque viene in casa vostra, dovete fare delle verifiche, naturalmente verifiche sul passato di questa persona, capire quali altre aziende si sono servite da lui, se si sono trovate bene, se non si sono trovate bene. Lo so che uno potrebbe obiettare, sì, ma io mi chiedo di fare l'investigatore privato. Ho capito, d'altra parte oggi il mercato è così competitivo, dinamico, veloce, c'è anche una richiesta di agenti in questo settore, basta che uno si propone, gli danno una borsetta in mano, gli danno dei prodotti, gli danno dei servizi, questo va in giro a vendere o per ignoranza o per incompetenza o per dolo, fa dei disastri e voi vi dovete proteggere in qualche modo, perché le telecomunicazioni sono un aspetto importante della vostra attività, e quindi è bene sapere chi sta entrando in casa vostra e che cosa vi sta proponendo, e se quello che vi sta proponendo corrisponde al vero o, diciamo così, ci sono degli aspetti fantasiosi da verificare.